premessa. Ricordo ancora il giorno in cui lessi su un libricino, era un settimanale di musica, si chiamava Tutti Frutti, non esiste più, qualcuno forse se lo ricorda, era piccolo così. Alla fine, nelle ultime pagine c'erano le ultime uscite dei dischi di quel mese, di quella settimana e di quello che sarebbe avvenuto poi precedentemente. Tra i tanti numeri e tra i tanti nomi trovai questo nome che si chiama Tom Waits. È così che scoprì per la prima volta questo personaggio ancora oggi unico, forse il più grande in assoluto del Novecento della musica pop rock. C'era questo articolo, Franco, posso raccontare questa cosa mentre c'era questo articolo che diceva l'uscita di quest'album, l'album in questione si chiamava Rain Dogs, analizzava, come giusto che sia, il giornalista canzone per canzone, cercando di dare un senso a quello che lui aveva ascoltato. Io leggevo, perché non conoscevo Tom Waits, leggevo quello che lui mi diceva. Arrivati alla fine di questo articolo, disse il giornalista, non faccio il nome, me lo ricordo ancora perfettamente, disse: sono ancora al quinto ascolto e non ho capito questo disco, devo ancora digerirlo. Io lì questa frase dissi: io voglio sentire Tom Waits, perché non si digerisce, e quindi io voglio scoprire un personaggio così assurdo. E invece no, Tom Waits è questo. Outside another yellow moon, once alone in that time, I climbed through the window down. Shine like a new dime, downtown dreams are full, with all these broken mirrors that try so hard to break out the little words. Will you have your hand that smell like rose? Then nothing will capture your heart, it just stones without a rose. Be careful of the damn in the dark. Oh, if I was the one, I'd choose to be the only one. Can't you hear me now? Can't you hear me now? Well, I see you tonight on a downtown train. Every night, just the same. When I see you tonight on
Thank you very much. Thank you very much.